Siamo con Massimo Raspa, allenatore del Begato. Massimo, un punto direi importante che vi mantiene posizionati nella classifica? Sì, oggi era importante non perdere contro la capolista. Sono una squadra, devo dire, organizzata, però noi oggi non abbiamo trovato la quadra, abbiamo limitato i danni e siamo riusciti a recuperare la partita su calcio di rigore netto. Loro hanno fatto un gol forse, ma millimetrico in fuorigioco. Il risultato penso sia giusto così. Ok Massimo, adesso avete degli altri impegni, la partita successiva? E ora domenica ci aspetta il Voltri, poi abbiamo il Cornigliano. E dobbiamo per forza tenere il cammino alto e cercare di stare nelle posizioni alte, perché siamo all'inizio e tutte le squadre più o meno si equivalgono, poi ci sono dei valori in più in qualche squadra, qualche singolo che come oggi loro esterno o anche il difensore centrale hanno delle individualità importanti. E Voltri li conosciamo, sono vecchi cugini, sono stati con noi in prima, siamo in seconda insieme, cercheremo di batterli altro. Senti Massimo, adesso faccio un commento mio, dimmi se sei d'accordo o meno. Ho visto l'apparizione che ha avuto più occasioni, ha giocato più la palla. All'inizio del secondo tempo ha avuto parecchie occasioni, forse poteva anche segnare. Voi siete venuti fuori alla fine. Sei d'accordo? Sì, non è che hanno avuto più occasione, sono parzialmente d'accordo, nel senso che loro hanno avuto più possesso palla, hanno usato il campo più in ampiezza, noi invece siamo andati più nelle verticalizzazioni, quindi il possesso palla sicuramente sarà più favorevole a loro, però non vuol dire che col possesso palla si vincono le partite. Noi siamo andati in verticalizzazione, qualche occasione l'abbiamo fatta anche noi. Ok Massimo, grazie, in bocca al lupo per le prossime. Ciao.